Follow the White Rabbit è una delle novità dell'upgrade del GDE. Per favorire l'ingresso nella ZATI, la zona autonoma temporanea interiore, ho ricreato una nuova traccia sonora per il GDE 1. Questa ricreazione è stata possibile grazie alla collaborazione di Cristoforo Maggi, al quale sono davvero molto grato. Anzi, non è sufficiente dire molto grato, è stata una manna dal cielo. Sì, e oggi invece collabora con le sue competenze musicali in questa che è una delle opere più importanti della mia carriera e quindi doppio viva, perché un figlio che offre con entusiasmo la propria collaborazione non è proprio cosa scontata nel rapporto tra padre e figlio, in particolare alla sua ma anche alla mia età. E rispetto alla vecchia traccia audio, in questa nuova c'è un salto qualitativo di rilievo e non solo nei termini di scenari acustici, è proprio un salto per aprire una via di accesso privilegiata e direi anche niente affatto spiacevole a dimensioni della coscienza che generalmente ci sono precluse. La precedente traccia audio nel libro è stata completamente rinnovata e il rinnovamento capitalizza i tantissimi feedback dei giocatori durante questi 8 anni di prove e verifiche, perché il GDE ha un'impostazione di marca scientifica sia nella ricerca che nella sperimentazione della mente infinita. E allora Cristoforo ha progettato e elaborato un visual ambient sound spaziale. È una strategia obliqua, per dirla con gli antichi strateghi taoisti ancora prima che con Brian Eno degli anni 70. Una visual ambient sound la cui strategia geometrica interna agevola stati di coscienza di riflessione profonda. E il titolo è appunto Follow the White Rabbit. Un bijou che rasserena cuore e mente, che a cura del fruitore c'è accoglienza, c'è tenerezza, fattori quest'ultimi che nella vecchia traccia rimanevano troppo sullo sfondo, e questo probabilmente a causa del mio background accademico e scientifico. E allora per Follow the White Rabbit Cristoforo ha lavorato sodo sin dalla partenza, questo nella scelta accurata degli strumenti musicali da utilizzare. E allora ne è emersa quella che potremmo definire una Mind Motion Picture Soundtrack costruita secondo regole geometrico-sonore reiterate. E questo per far collaborare i due emisferi cerebrali, perché il nostro sistema percettivo, soprattutto a partire dal XVI secolo, si è lateralizzato sull'emisfero sinistro. E questa lateralizzazione sinistra ha portato alla radicale censura dell'immaginazione. E come dicevamo, Follow the White Rabbit ottimizza l'ingresso nella zona autonoma temporanea interiore, la ZATI. Quindi si propone di scatenare, cioè letteralmente di togliere le catene all'immaginazione. Eleva l'esperienza GDE all'ennesima potenza. E consentitemi di dire che è geniale. E qui lo dico non da padre, ma da persona esigente e rigorosa. E posso dire che rispetto alla vecchia traccia audio, l'evoluzione qualitativa è sorprendente. Ascoltare per credere. Un brevissimo estratto.